Tre modi semplici per non perdere il filo del discorso. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Back to school, si ritorna a scuola, ma ritorniamo a scuola in grande stile. Oggi facciamo insieme tre piccoli tools per non perdere il segno del discorso, il segno che ha dato la professoressa o semplicemente la pagina a cui eravamo arrivati. Prima di spostarci sul piano da lavoro però mi preme ricordarvi un paio di cose. Quest'anno il corso di disegno si terrà esclusivamente su Facebook. Darò lì le notizie dell'avvio del corso, la modalità, i giorni, correggerò lì i compiti, lì verranno fatte le video lezioni del corso di disegno. Per non fare confusione ho relegato a Facebook il corso di disegno live del giovedì sera, quindi se siete interessati cercate pennello bianco su fondo rosso Facebook Arte per te, il link ve lo lascio qui giù in descrizione, venitevi ad iscrivere indipendentemente dal corso di disegno, perché su Facebook mando tre video al giorno per allietarvi con la mia creatività. Dopodiché, altra novità bellissima. Da oggi potrai far parte dei video di Arte per te. Sì, proprio tu potrai essere con me in video, come? Attraverso le tue opere. Fai una qualunque creazione, me la vuoi fare vedere? Benissimo, postala su Instagram e taggami con l'hashtag Arte per te video. Con quest'hashtag io andrò, quando faccio un video, a scorrere tra le foto delle vostre creazioni, che possono essere quadri, oggettini della creatività, le stesse cose che stiamo facendo oggi, e dopodiché io ti nominerò in video e farò vedere la tua creazione in uno dei prossimi video. Quindi sarà un modo per rimanere sempre insieme e per fare parte dei miei video, se vorrai. Arte per te video, per venire a far parte del magico mondo video di Arte per te con le tue creazioni, in modo che tutti potranno vederle. Bene ragazzi, adesso sulla fiducia, pollice in su, condivisione sulle vostre pagine Facebook, presentatemi ai vostri amici, spostiamoci di là e andiamo a creare i nostri tre tools per non perdere il segno. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri tre semplicissimi segnalibro con una graffetta. Iniziamo subito, tre idee super veloci e super semplici. Una graffetta per ogni segnalibro che vorremmo creare. Dei pompon, uno per ogni segnalibro che vorremmo creare. Delle penne permanenti nere e un pennarello rosa. Pistola a caldo e relativa stecca. Un pezzettino di carta forno e del filo. Il primo è proprio facile facile. E allora prendiamo un pompon, un punto di colla a caldo qui dove c'è l'estremità del pompon e piano piano, zac, inseriamo la nostra graffetta. Fatto! Il primo meraviglioso segnalibro è bello e pronto. Vedete, tutte le graffette saranno ornate con questi simpatici pompon. Potete usare sia le graffette grandi che le graffette un po' più piccole. E voilà! Che carina la graffettina pompon! Passiamo al secondo progetto. Prendiamo del semplice filo, del colore che più preferite. Io qui ce l'ho arancione e lo avvolgo per 20 volte alle mie dita. Al numero 20 tagliamo. Sfilo il rocchetto dalle dita e lo inserisco all'interno di una matita, così. Quindi prendo un bel pezzetto di filo, faccio un nodino proprio qui dove finisce la matita, così, un bel nodino, voilà. Fatti il nodino, che come avete visto ho fatto non all'inizio del filo ma alla fine, tendo la parte finale del filo e la taglio quanto è lunga la parte dell'estremità più lunga del nostro rocchetto.
Quindi adesso sfilo il rocchettino e comincio ad avvolgere questo filo tutto attorno al mio rocchetto, così. A questo punto, prima dell'ultimo giro, faccio un nodo, così. Uno e due, voilà. E anche questo filo lo taglio. Adesso tutte queste frangine che sono a due le tagliamo e le facciamo diventare a uno, così, creando una simpatica nappina. A questo punto tagliamo bene la frangina sotto, pareggiandola tutta quanta. Prendiamo la nostra graffetta, allarghiamo leggermente l'ingresso e facciamo scivolare dentro la nostra nappa. Quindi richiudiamo la graffetta e sull'estremità superiore mettiamo un pochino di colla a caldo e voilà, facciamo scivolare la nappa e fermiamola qui con la colla a caldo. Ta-da! Guardate che carina questa graffetta con la nappetta, per fermare in maniera un po' più fashion la pagina in cui eravamo arrivati. Terzo e ultimo progettino. Prendiamo la nostra carta forno, usciamo un po' di colla a caldo e poggiamo la nostra graffetta. Quindi pusciamo colla a caldo, accanto di nuovo colla a caldo e accanto di nuovo colla a caldo. Così. E facciamo raffreddare. Una volta asciutto, quello che avremo sarà questo. Ci possiamo divertire a farla diventare una simpatica nuvoletta. Prendiamo uno smalto bianco e coloriamola completamente. Lasciamo asciugare le nostre nuvolette completamente. Con un pennarello permanente delineiamo i bordi della nuvoletta. Io, essendo una nuvoletta questa da cielo sereno, ho deciso di delinearli d'azzurro. Disegniamo due occhietti. Nuvoletta kawaii! Che carina! Facciamo anche l'altra. Voilà, ultima rifinitura alla bordura una volta che si è asciugata. Benissimo, ora sta a voi creare i segnalibro che più vi piacciono e postarmeli sulla pagina Facebook Arte per Te, oppure meglio ancora su Instagram con l'hashtag Arte per Te Video, tutto attaccato. Cercate Arte per Te su Instagram e Arte per Te, tutto attaccato in minuscolo. Taggatemi con Arte per Te Video e io porterò uno di voi in un prossimo video. La creazione che più mi sarà piaciuta, che più mi avrà colpito, sarà esposta all'interno di un prossimo video. Bene, vi lascio dopo le foto. Un grande bacio, ciao! Visto che bellini, allora riproduceteli in tutte le forme che la vostra fantasia vi suggerirà. Dopodiché, mi raccomando,
hashtag arte per te video per farvi vedere in video. Di volta in volta sceglierò uno di voi e mostrerò il vostro lavoro sui video di arte per te. Quindi in bocca al lupo a tutti i partecipanti, spero di avervi tutti numerosi nei miei video e noi ci incontriamo sempre qua per un prossimo video. Ma quante volte ho detto video? Basta, da Ombretta e da arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!